Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovo video. Ma oggi che novità c'è? Chi è arrivato a casa? Scopritelo guardando il video e vi volevo ricordare che oggi sono a Reggio Calabria, quindi per chi è della zona si guarda il mio video sulla pagina Facebook e vi ricordo che nel primo link in descrizione c'è il sito delle magliette sia mie sia dei mates che potete acquistare. Buona visione! Nella macchina, attaccamelo sulla giacca, la tua cacca. È tipo quelle grosse che lanciano la cavalcavia. Quello che quando fai così fa stock e rimbalzano e rompono un camion. Ti sto portando al manicomio. Guarda dove siamo. Coma! Coma! Che problemi hai? Guarda che non è insonorizzato. Aiuto! Ma parlate davvero? Parli di cazzate e vai ancora aiuto? Faccio la caccia al tesoro. Che schifo! Cioè, sei la mia macchina e devi scaccolare! Guarda, faccio l'ingardio oblivioso e lancio le caccole. Sono un mago, eh! Non è che perché ho 900.000 iscritti non posso scaccolarmi, eh! Ma io non ho ancora capito dove tu mi stia portando. Cioè, non è che mi svegli e mi porti in giro senza dirmi dove dobbiamo. Perché ho paura che ti arrabbi, quello è il problema. Quindi fino all'ultimo ti ho tenuto un pochino per... Diciamo che almeno una volta che è fatto. Cioè, aspetta. Mi stai nascondendo, scusa. Allora, non è che non ti sto nascondendo niente. Ti sto nascondendo due cose. Sì. Praticamente, non prenderti male, prometti? Promettilo, giura? Metti le mani così. Non pensarla a modo tuo. Ci sono due arrivi in famiglia. Uno rosa e uno azzurro. Forse è meglio che chiudi il video. Famiglia uno quale? La nostra. No, noi non siamo una famiglia, però. Noi siamo una famiglia. Abitiamo nella stessa casa. Allora, casa viviamo mia. Insieme. Siamo una famiglia. Casa mia dove tu ti sei intrufolata. Klaus si è intrufolato. Ma cosa? E devono arrivare altre due persone. Di chi sei incinta? Chiudi il video, per favore. Comunque sono due. Uno rosa e uno azzurro. Di chi sono incinta adesso? Parliamone. Tanto io non ti ho mai toccato, quindi. Era finita la canzone. Lo so. È il ciocco soia che mi rende sempre un po'. Ah sì, perché noi abbiamo cambiato la canzone. Ciocco, ciocco soia. Ciocco, ciocco soia. E il latte di soia col cioccolato quanto vuoi? Ascolta, andare anche caldo, tieni il volante. Senti, ma se ci schiantiamo così non arriva nessuno in famiglia. No, fidati, ti piacerà molto. E dovrai allattarli. Io voglio scendere. Ma perché fai andare gli sperci cristalli? E volevo. Tienimi il volante che moriamo! Guarda, ci siamo anche qua. L'amor. Sì, ma con chi l'hai fatto? Posso dirti proprio tutto. Tu la notte dormi profondamente. Quindi posso fare quello che voglio. In generale, non prenderti male, in generale dico. Perché mi stai portando a Coma Sud? Che cazzo è Coma Sud? L'ha detto il tizio del navigatore. Perché mi stai portando lì? Ma lì dove? A Coma Sud. Perché al nord non c'era più spazio, sono dovuto andare al sud. Prepara non la è che testa. Fai, non è che fai come gli animali che mi abbandoni a Como. Come hai fatto a beccarmi? Vediamo se qua la legge. Semplicemente non vuol pagare quello. Dai, ma non va nemmeno qua, dammi la tua tessera. Ah, ecco, che stranamente la mia funziona. Cazzo vuoi? Le donne serio? Quando c'è da pagare. Ma cosa vuoi? Ma non dice tessera illeggibile. L'hai sgraffiata apposta per non pagare 2,20 euro di casello. Ne saresti capace. Tanto rimane scritto nella carta dove hai pagato. Mi ritroveranno se mi abbandoni a Como. Non ti abbandono. Arrivano due Como Sud, verso Como Sud. Vedi, l'ha Como detto. Sud. L'ha detto. E poi abbandona Sasha in tangenziale in autostrada. Sì, ma Como o Varese? Ma non si capisce. Chi aveva ragione? Laggiù ci sono i miei fan. Vestiti, siamo arrivati. Muoviti. Io non voglio i figli. Dove mi stai portando? Vieni, vieni. Perché siamo in una casa? Tu vieni. Guarda intanto la mia pancia. Sì. Come cresce tanto. Sì, sì, cresce come le tue tette. Sasha. Oh, sei una merda. Sei pronto a salire questo fantastico ascensore? Wow. Devi essere contento. Wow. E soprattutto perché ho un trasportino per gatti in mano. Guarda come siamo carini allo specchio.
Io i miei capelli no. E loro chi sono? Chi siete voi? Calata la mia pianta. Ciao. Chi sei? E tu? Mi venga a me il bacino. Perché? Ah, mi dai bacini. Questa è Valeria, c'ha 18 anni. Che è stata sul calendario dei gatti. Pure, ha fatto la modella. Ciao, modella. Ciao, ciao. Arriva la pappa. E lui è Gol, è un po' scorbutico. Lui lavora in un call center, si chiama Tim. Perché lavora nel call center? Tim. Guarda che stronza, è andata a mangiare la pappa. Anche Gol. Non è tua, è di Gol quella pappa. Aspetta a mangiare. No, guarda che la ruba Silvestro. Lei è un acrobata invece, dice, però adesso sta dormendo. Basta mangiare. Non è tua. Questa ruba. Lei... Viene a casa con noi lei, eh. Perché non Margot la ladra? Perché mi annusi i capelli? Lo so che sono lunghi. E lui, Elba. È la stessa. Elba, ciao. Lei è un po' malata. Vorrei essere trovata all'isola d'Elba. Ciao. Eccola lì l'acrobata. Tim l'acrobata. Sì, lui fa tutte le... Tu chi sei? Conosci questo? È una telecamera. Non ti fa male la telecamera, eh? C'è un altro. Chi è l'altro? È Diglett. E tu non hai visto niente? Sei un lui o una lei? Ehi. Ciao tu. Non si vede che è grosso però. Vuoi giocare con questo? Prendilo! Prendi l'uccello! Prendilo! Non mi sembra molto interessato. È il primo gatto che vedo che va e entra in una cassetta. Vuole venire anche lui a casa con noi. Andava nello spazio così. Ma quale avremmo preso? Ah, però pesano i gatti, eh. C'è un orecchio che esce. Che succede? Ma miagoli da tutto il tempo, sei proprio una donna. Ehi, fratellini, tra un poco arriviamo a casa e conoscerete gli altri. Ciao! Ovviamente prima era tutto uno scherzo, sapevamo che c'erano questi gattini, questa signora che teneva dei gatti che però appunto sono presi dalla strada oppure da persone che non li volevano più. I nostri non li volevano più, li ha abbandonati una famiglia perché mio figlio è allergico! Ehi, mi dà lì, mi lecca anche qua dentro. Il problema è che gli dovevamo dare ancora i nomi. Alla ragazza, alla gatta, avevamo pensato a chiamarla Fujiko o Margot, perché prima avete visto che cercava di rubare il cibo da tutte le ciotole. È una ladra, ruba qualsiasi cosa. E lui, non lo so. Lui assomiglia a Silvestro. È uguale a Silvestro, e ha una zampa bianca e una nera. Consigli? Dobbiamo trovare il nome di quell'altro. Solitamente i nomi dovrebbero venire spontanei, infatti quelli la gattina sono venuti, ma quella del gatto maschio, consigliatelo voi nei commenti. Oh, non volevo che succedesse questo. In giro. E l'altro? Eccolo qui. Ciao. Lei è Fujiko. Eccoli, ciao. Dove pretendi di andare? Una macchina. E vabbè, ci sono appollaiati una coscia a testa. Ok, siamo arrivati a casa. Benvenuta e benvenuto. Guarda che devi uscire anche tu, sai, non puoi mica viverci lì dentro. Non fare il gatto fifone, sei tu l'uomo. Potremmo chiamarlo Leone. Leone il gatto fifone. Sembra una tartaruga. Ehi, dall'alto, guarda. Dai, non sei una tartaruga, sei un gattino, eh. Chi stai guardando lì? Vorresti uscire già? Te sei proprio una ladra, vuoi vedere già subito tutto. È uscito! Curta. Ciao Silvestrino! Che non si chiama Silvestro. Guarda chi c'è dietro la porta. Arturo. È spione. Non ti fa niente, non ti fa, Arturo. Mamma mia, con la coda grossa, non sei mica uno squiffere. Papà non si dice mai no. Guarda come ha paura Silvestrino. Arturo gli ha soffiato, gli ha... Vedi? È ladra, mangia un po' dal suo e un po' da quello del fratello. Ok, mission number one. Adesso facciamo entrare prima Zach e poi dopo è un po' più difficile la missione 2. Artù, ma vediamo. Zacco, vieni. Guarda chi c'è. Guarda subito, baci. No, quella è la pappa dei micioni. Baci, baci. Non è tua la cuccia. Sei già appropriato della cuccia. È mia questa cuccia nuova, grazie. E vai, subito il primo. Mi sa che il pauroso è il maschio. È un fifone. Si chiama Leone. Abbiamo trovato il nome. Leone il gatto fifone. Leone il gatto fifone. Col primo gatto è andato bene. Hai ancora paura di Zacco? Ma ditemi un po', vi piace il nome Leone o se no ditemelo voi. Vai Leone, alla riscossa, vai Leone. Dove stai andando? Allora Artù, che ne pensi dei due fratellini? Anzi, un fratellino e una sorellina. Leone. È andato qua da vedere quanto è ancora non pronta la casa. Leone. Guardate Artù quanto è scemo, pensa che ci sono ancora i gatti lì dentro. Non c'è nessun gatto lì dentro, c'è solo l'odore. Quanto è scemo, non è mai entrato una volta in un trasportino. Adesso ci entra per controllare se ci sono altri gatti. Perché non è uno spawn di gatti quello, eh? Artù, lascialo in pace. Artù, dai che non ti vuole male Artù. Che belli che siete, hai visto? Yeah.